Salve a tutti e benvenuti al resoconto finanziario quotidiano del venerdì. Samsung Electronics investirà oltre 5 miliardi di dollari entro il 2030 come parte di ampie iniziative ambientali volte a rendere l'azienda carbon neutral entro il 2050, ha affermato il più grande produttore mondiale di chip e dispositivi mobili. A luglio i gruppi industriali dell'area euro hanno subito il più grande calo mensile della produzione da oltre due anni, sottolineando l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia e delle strozzature della catena di approvvigionamento sulle prospettive di crescita della regione. Il dollaro è stato leggermente più alto rispetto allo yen, dopo i dati che mostrano che le vendite al dettaglio negli Stati Uniti sono rimbalzate inaspettatamente ad agosto, mentre il franco svizzero ha raggiunto il suo massimo contro l'euro dal 2015. Il dollaro americano è aumentato dello 0,4% rispetto allo yen giapponese nell'ultima sessione di trading. Il ROC indica un'opportunità di selling. La coppia Bitcoin-dollaro americano è crollata dell'1,8% nell'ultima sessione. L'indicatore Williams indica un'opportunità di selling. La coppia oro-dollaro americano ha ceduto dell'1,9% nell'ultima sessione. Il MACD indica un'opportunità di selling. La coppia petrolio grigio-dollaro americano è crollata del 4,5% nell'ultima sessione. Il MACD sta dando un segnale buy, andando contro la nostra analisi tecnica generale. Il CFTC JPY NC Net Positions del Giappone sarà rilasciato alle 19.30, il bilancio commerciale dell'Unione Europea dell'Italia alle 8, il Michigan Consumer Sentiment Index degli Stati Uniti alle 14. Il Baker Hughes US Oil Rig Count degli Stati Uniti sarà rilasciato alle 17, l'HICP dell'Austria alle 7, la vendita al dettaglio del Regno Unito alle 6. Ci auguriamo che abbiate apprezzato le prospettive di mercato del venerdì. Ognuno di noi qui presente si auspica che il giorno di negoziazione sia per voi produttivo.